febbraio, marzo è il momento della semina. Ma la cosa che ci interessa, si può cominciare a raccogliere già dai primi di ottobre, di agosto fino a novembre, dipende dalle condizioni ambientali e dalla tipologia del terreno. Quindi possiamo fare una raccolta scalare. Non c'è un momento perfetto, ideale per la raccolta come succede per il mais. Mais, maturazione cerosa, abbiamo una finestra molto corta, ho bisogno di andare con le trince e portarle dentro. Là dietro non succede questo. Quindi già è un aspetto da prendere in considerazione. Ma concentriamoci su un aspetto molto importante, su delle prove che abbiamo fatto di digestione con radici fresche, dopo 60 e dopo 210 giorni, questa è la curva accumulata di produzione di biogas. Se la vediamo da quest'altra parte, in confronto con il mais, vediamo che in 10 giorni il 97% dei solidi volatili, della sostanza organica è stata digerita. Questo è molto semplice capirlo, perché l'80% della sostanza secca della barbabietola è saccarosio. È uno zucchero, è un disaccaride, facilmente digeribile, lo mettiamo in acqua, si divide in una molecola di glucosio e una di fruttosio, i microorganismi vanno a nozze. È praticamente energia pronta e disponibile, facilmente disponibile. Dall'altra parte, da un punto di vista produttivo, noi abbiamo fatto sempre delle prove sperimentali. Qui abbiamo tre tipologie di radici. Foraggera, una varietà più propensa a produrre zucchero, con un contenuto di zucchero più alto, perché per la fabbrica, soprattutto per i zuccherifici, avere un titolo di polarizzazione più alto significa recuperare più zucchero dalla barbabietola. È una varietà invece che è più predisposta a produrre peso. Come vedete, la varietà che produce peso o più propensa a produrre peso e quindi sostanza secca è quella che ha praticamente le capacità di produzione di metano per ettaro più interessanti. Qui è un'ipotesi che facciamo su materiale fresco. E se ci spostiamo su quest'altro aspetto, una prima, seconda e terza epoca di raccolta, 28 agosto, 30 settembre, fine ottobre. Vedete che man mano che ci spostiamo su tutte e tre le tipologie di varietà, la quantità di sostanza secca per ettaro aumenta, perché diamo più tempo alla bietola per crescere. Se vediamo invece le produzioni di biogas, matrice fresca, parliamo di metano, più di 500, dopo 60 giorni 417, dopo 210 giorni circa 400. In fase di insilamento si conserva bene, abbiamo una produzione di percolato, significa perdita anche di zuccheri, e questo giustifica la perdita di potenziale di metano. Non so se sono riuscito a essere chiaro. Ci sono delle domande? Per questa ragione noi abbiamo in questo progetto due linee di sperimentazione fondamentalmente. Una è la conservazione classica come da insilato. L'altra invece è legata principalmente all'uso della matrice fresca, perché quanto più a lungo la usiamo fresca, più alto il quantitativo di energia che riusciamo a estrarre. Qui vedete in digestione, abbiamo fatto la prova con il CLPA in un digestore piccolino in scala, in continuo, due cicli, e abbiamo digerito la bietola solo con liquame bovino e liquame bovino, silo mais e radice di bietola. Questo è il rapporto FOS-TA, deve essere compreso tra 0,2 e 0,4, vedete come ci troviamo. Abbiamo avuto una prima parte iniziale con il mais che era un po' in difficoltà, dopodiché si è mantenuto su valori più o meno stabili.